No, più che altro perché se sei al chilometro e prona vorrei essere adottato da lui perché è davvero sprecatissima come scarpa. E no, assolutamente, non ha senso usarla a quei ritmi lì. Non è mai facile capire le differenze tra diverse scarpe e soprattutto se non avessi i nuovi sensori Runscribe Red, per me sarebbe molto difficile, non so voi come fate a capirlo. Sono stato davvero indeciso, il mio collaboratore si adatta a quello che decido io, se pubblicare la recensione di queste scarpe Vaporfly Next Percent 2, soprattutto per il fatto che rispetto al modello precedente si differenziano veramente di pochissime cose. Ma per capirlo veniamo come al solito alle specifiche. 40 mm nel tallone, 32 mm nell'avampiede, drop 8. Nel passato si pensava che la versione precedente, le Vaporfly Next Percent, fossero di drop 10, in realtà comunque anche loro erano di drop 8. 191 grammi di peso, stesso peso fondamentalmente rispetto alla versione precedente. Giusto per curiosità, le Alpha Fly, il modello precedente, erano di 4 mm e tendevano a farci correre, lo dico con una certezza assoluta, d'avampiede, e questo non so se sia davvero una scelta intelligente per il podista amatore. Soprattutto su distanze come la maratona, dove il comportamento della corsa cambia in maniera sostanziale nella parte finale della maratona stessa. E qui veniamo alle differenze di cui parlavo prima. La mia manager dice di essere più sintetico, manager che conoscerete nel video delle Skechers che sarà pubblicato qui sul canale tra qualche giorno. Non ci sono comunque differenze sostanziali, stessa intersuola, stesso battistrada, stesso comportamento nella corsa, stessa suola gommata, stesso design del battistrada stesso e ovviamente stessa piastra in carbonio che non è cambiata rispetto al modello precedente. Stessa sensazione di corsa al punto tale che Runscribe Red non è in grado di capire la differenza rispetto al modello precedente. Pro tip: se la dovete comprare, scegliete quella che costa di meno. E voi mi direte, no, qualcosa è cambiato, e sono d'accordo con voi. Tra l'altro sarebbe davvero prezioso, lo dico utilizzando il famoso anello Aura, di cui esiste pure una versione in diamante, se vi iscriveste al canale, perché così non vi perdereste davvero le prossime recensioni che parleranno di tecnologia e soprattutto di scarpe. In primo luogo la Tomai è sicuramente più traspirante rispetto al modello precedente, che era in Vaporweave, però alla fine vi direte, la gara, la maratona si corre soltanto in autunno, quindi di conseguenza secondo me non ha un vantaggio competitivo. Nike ha poi aggiunto una sezione rinforzata sulla parte anteriore per permettere ad alcuni podisti di correre al meglio e ovviamente evitare che la scarpa si rompa anticipatamente e al tempo stesso garantire che non ci siano sfregamenti dovuti al contatto della pelle con questa nuova tomaia. È cambiata pure la linguetta, ma vi assicuro che il cambiamento è veramente minimo, al punto tale che se non l'avete a confronto non sareste in grado di capirlo. La linguetta è leggermente più imbottita, così come sono cambiati i lacci, lacci che sono tra l'altro derivati dalle Alpha Fly e che dal mio punto di vista si slacciano meno facilmente. Ma non posso che concludere la recensione lasciando la parola al prodepodista, lui di sicuro buca lo schermo come direbbe la mia manager, e tra l'altro con queste scarpe però il modello precedente ha vinto tantissime gare. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Buongiorno Andrea, tutto bene? Un buon pomeriggio, a dire il vero. Buonasera ormai. No, so che di solito non ti concentri, mi hanno detto in effetti che sei un po' disturbato. Oggi recensiamo finalmente, dopo il test iniziale, le Vaporfly Next Percent 2. Cosa ne pensi di questa scarpa? Tranne il colore, sono la scarpa perfetta questa. La scarpa. Per me è la scarpa. L'avevo già detto dalla Next 1, sì, hanno cambiato un po' la tomaia, forse è più traspirante, al dire il vero ho detto che la Next l'avrei usata quando pioveva perché alla fine non c'entrava l'acqua, qua alla fine se ci entra esce praticamente subito perché è tutta microforata. Diciamo che tutte le caratteristiche positive di questa scarpa della Next 1 sono riportate nella Next 2, quindi
super. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? A chi vuole fare il personale sui 10 km a mezza maratona, sinceramente. Sono scarpe da persone relativamente veloci, diciamo che se non sei velocissimo, comunque con tutta la schiuma che c'è ti aiutano lo stesso, soprattutto in maratona, quando non hai più dopo il 36° chilometro ti aiutano. Quindi diciamo che vabbè, eviterei di usarle sopra gli 80 kg perché dopo diventerebbero un po' instabili, ma dai 75 kg in giù bene, sicuramente danno il meglio di loro su atleti leggeri e veloci. A che ritmi le utilizzeresti e soprattutto in quali allenamenti? Io no, allora negli allenamenti non le uso assolutamente, non le utilizzerei, le utilizzerei solamente per la gara e le utilizzerei per fare i personali, quindi tutti i ritmi massimali, quindi quello dei 5 km, 10 km, mezza e maratona, assolutamente, dai 5 km in su sono scarpe super, ovviamente su strada perché su pista non si possono usare. Sì, infatti ti stavo chiedendo, solo in strada oppure anche in pista? Guarda, sinceramente non ne vedo il motivo per usarle in pista per fare gli allenamenti, perché vabbè non ha senso, ma neanche gli allenamenti su strada. Le utilizzerei davvero solamente in gara per tenermi quel bonus di quel qualche secondo in più al 1000. A livello di tomaia abbiamo visto che è cambiata e anche i lacci, cosa ne dici? Ah, guarda, i lacci sono clamorosi perché sono gli stessi che hanno le Dragonfly, che sono praticamente nuova concezione dei lacci, dovrebbero farli tutti così, praticamente non si sciolgono mai, sono tipo zigrinati e niente, la tomaia, l'ho detto prima, sicuramente è più traspirante rispetto a quella della Next 1. A me piaceva di più quella lì perché era particolare, però questa qua è più super perché è tutta traforata. Invece a livello di battistrada, che sensazione hai avuto, visto che comunque non è cambiato rispetto a quello dell'anno scorso, cosa ne dici? No, infatti il battistrada è rimasto lo stesso, ahimè forse si poteva fare qualcosa di meglio nel tallone perché è la parte che si consuma di più, in quanto praticamente non c'è gomma, cioè solamente in due punti, ma è davvero più morbido di quello davanti, quindi si consuma davvero subito. Diciamo che per una scarpa così ti piange il cuore dopo. Dal tuo punto di vista, quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Beh, difetti non ne ha, secondo me è davvero una scarpa, l'avevo già detto con la Next 1, secondo me, cioè a pensarci davvero non trovo niente che si possa fare per migliorare questa scarpa, cioè al massimo da tirare via qualche grammo, ma non so neanche da dove lo possano tirar via. Pregi tutti, scarpa super, vestibilità super, attenzione perché io la prenderei sempre di mezzo numero più grande, e reattività top, cioè davvero, questa sembra davvero di averle molle ai piedi. Super pregio, l'hanno abbassata di 27 euro sul listino, quindi quella lì è un super pregio. Il discorso del prezzo, beh, sai che non è secondo me fondamentale, però secondo me ovviamente adesso che ci sono parecchi competitor sarà normale che l'azienda abbassasse i prezzi. Invece ti dicevo che a Livigno ho visto diverse persone, in particolare una persona che l'ha utilizzata correndo a 6 al chilometro e aveva sicuramente problemi di pronazione. Suggeriresti anche per queste persone di utilizzare la Next 2 oppure che scarpe in casa Nike suggeriresti? No, più che altro perché se a 6 al chilometro è prona vorrei essere adottato da lui perché è davvero sprecatissima come scarpa. E no, assolutamente non ha senso usarla a quei ritmi lì. Te l'ho detto, se ti vuoi togliere lo sfizio per fare una 10 km o al massimo una mezza, ha senso. Se no, cioè tutta la vita magari una Invincible, se vuoi una scarpa comunque reattiva, cioè se al chilometro con una Invincible ci vai via bene lo stesso e soprattutto ti protegge un po' di più. Se dovessi dare un consiglio di rotazione delle scarpe settimanali, supponendo che domenica fai la gara, in settimana che scarpe utilizzeresti in casa Nike? In casa Nike, rimanendo in casa Nike, lenti con le Pegasus o con le Invincible, i lavori al medio. Come scarpe d'intramezzo l'unica è davvero la Zoomfly 3, anche se è un po' vecchiotta, in casa Nike, però è l'unica che mi viene in mente, davvero queste qua non le useremo mai per fare gli allenamenti. Ho visto però che la Tempo Next Percent ha dei buoni sconti, in questo momento era stata lanciata con un prezzo di 200 euro, adesso è scesa di parecchio, la suggeriresti anche nella tua rotazione? Guarda, a me non ha fatto così impazzire, preferivo comunque la Zoomfly 3, poi comunque a prezzo stava sotto, quindi andrei sempre di Zoomfly 3 piuttosto.
Quindi vabbè, o trovate il mega prezzone, la volete provare, se no rimarrà il Zoomfly 3 come scarpa da allenamento veloce. Ultima domanda, non mi ricordo se l'abbiamo fatto, non credo, il confronto tra questa scarpa e le Alpha Fly, quali suggeriresti tra le due per la maratona autunnale? No, tra questa e l'Alpha Fly ti dico già di no, comunque andrei di questa qua assolutamente per fare la maratona. Mi rimane sempre il dubbio di provare l'Alpha Fly su una 5 o una 10 km piatta con poche curve e dirti se è meglio o peggio come spinta. Perché davvero sui 5-10 km o ripetute comunque lunghe, ma anche sui 1000 le ho trovate davvero reattivissime l'Alpha Fly, quindi boh. Però per la lunga distanza suggeriresti questa, anche che costa comunque quasi 100 euro in meno. Sì, quello assolutamente, poi vabbè, non so come dirti, è meno impegnativa da spingere, più riposante. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong. Adesso me la porto a casa, ciao a tutti.